Ma il Teramo era bello pure quando ha perso le due partite. Teramo che ha creato 6 occasioni da gol e gli avversari non hanno tirato mai oppure una volta. Molto bene, continuiamo così. Più punti facciamo e prima arriviamo alla salvezza. Mi è piaciuto l'atteggiamento che ha alla fine, che tende a non prendere il gol, perché se vediamo anche le squadre avversarie, vengono per difendersi in 5, in 6 e noi questo ultimamente cerchiamo di farlo un po' alla fine dopo aver acquisito il risultato, e questo credo che sia una maturità che la squadra sta avendo domenica dopo domenica. La Padula già l'anno scorso me ne parlò di Giuseppe dicendomi che c'era questo giocatore molto importante, siamo riusciti a prenderlo, abbiamo fatto dei sacrifici molto importanti, perché la Padula è un giocatore importante, come del resto lo è l'altro, e quindi credo che formano una coppia molto all'altezza della situazione. Presidente, dopo 3 vittorie consecutive cambiano un po' le aspettative da qua in avanti oppure rimangono sempre il progetto di salvezza? Noi il progetto è solo la salvezza, perché questo è un campionato difficile. Perché si dava per spacciato il Teramo già le prime due partite perché avevamo 0 punti, oggi il Teramo ha 9 punti e come non era spacciato lì, oggi non è che è un Teramo che deve ambire a vincere il campionato. Quest'anno è il primo anno, dobbiamo mettere le basi per poter restarci ancora per tanti anni in questa categoria. E una volta messo le basi, poi a quel punto quei ritocchi che dovranno essere fatti anno dopo anno per poter allestire una squadra importante. Noi lavoriamo con lo staff di Giuseppe in primis e poi Vivarini da parecchi anni, quindi il Teramo è una società seria, e quindi dove c'è serietà alla fine certi risultati possono anche arrivare. Noi in questo momento dobbiamo stare con i piedi per terra, giocare con la massima determinazione come abbiamo fatto oggi e fare questo, poi qualsiasi risultato verrà si vedrà dopo. Teramo comincia a rispondere, credo che noi siamo cresciuti come media spettatori di 500-600 spettatori in più tutte le domeniche e si comincia a respirare la categoria.